Bella a tutti ragazzi, qualche giorno fa ci sono stati i Bethesda Game Day e ci stanno un sacco di novità su Wastelander. Però io comunque, raga, continuo a essere allibito, fondamentalmente stupito, dalle scelte folli di marketing della Bethesda. La prima, vabbè, far uscire Fallout 76 ancora non finito e mal funzionante, ma adesso l'ultima, che pochi magari avranno notato, ma ci sono stati i Bethesda Game Day. L'attenzione mediatica è andata molto su Bethesda, sia per Doom che sta arrivando, sia per l'annuncio di questo DLC che magari forse salverà Fallout 76, e il primo giorno hanno parlato un pochettino, 20 minuti, di questo nuovo DLC, hanno fatto vedere qualche gameplay della beta. Il secondo giorno ci aspettavamo di vedere Crater, l'insediamento dei predoni, mentre hanno completamente fatto, hanno imperversato per un'ora e mezza con questo podcast così. Ma che cazzo sono a fare? Oh! Ma chi è? Se dovevamo vedere il gameplay! Ma dura mezz'ora! Ma che è st'audio di gente che ti ricocci? Oh! Oh porco Dio! Chi cazzo è che chiude la porta e... Porco Dio, ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Ma mi pare che sia... Ma glielo fa apposta? Ma che... Oh! Ma chi è che fa sta voce? Tacci tua! Buttata fuori, ma quanta gente se n'è andata? 7.000, eravamo 12.000, eravamo risaliti. Porca troia, me ne vado pure. Date a fanculo. E le visualizzazioni sono scese da 15.000 a 3.000 in un attimo. E io aggiungerei anche giustamente, io a un certo punto stavo a morire, non ce la facevo più, facevo basta. Vabbè, comunque. Andiamo a parlare un attimo di queste novità. Io sto fomentato, ragazzi, sia per questo DLC, sia perché hanno usciti pure i gameplay di Baldur's Gate, e ne parleremo nel prossimo video. E c'è un sacco di roba, comunque io adoro Baldur's Gate, dall'1 al 2, e anche comunque l'Arian Studios che ha fatto Divinity, quindi comunque vabbè, ci sarà molto di cui parlare nel prossimo video. Io poi sapete, raga, con D&D sto fomentando, questo è il libro dei miei incantesimi personale, guardate quanto cazzo è figo. Che sono un chierico di quindicesimo livello e sono una bestia, quindi vabbè, ci sarà un sacco di roba, raga. Sono super esperto di D&D, quindi ci saranno un sacco di cose da studiare, perché comunque è ambientato in Dungeons & Dragons. Torniamo a parlare di Fallout 76 e non ci perdiamo, perché quello è un altro video e questa è un'altra storia. Praticamente, quello che siamo andati a scoprire, fondamentalmente, intanto vi faccio vedere qualche immagine qui dietro, che sappiamo che arriveranno questi NPC e che dovremo scegliere in quale fazione allearci. E di base i predoni sono i cattivi, i coloni sono quelli buoni, quindi in teoria dovrebbe essere così, ma mi è parso di evincere che questi coloni sì sono buoni, ma arrivano un po' con quella mentalità: noi non siamo brave persone, però questo posto è nostro. E se vuoi stare con noi devi stare alle nostre regole. Quando invece comunque la Palakia è la nostra casa ormai quasi da un anno e mezzo. Ci potrebbe nascere l'animo salviniano che fondamentalmente è dentro in ogni nostro italiano. Ma che cazzo volete? Voi venite da Washington DC, tornatevene a Washington DC. E fondamentalmente questi predoni 2.0 sono predoni leghisti salviniani a quanto pare. E perché anche loro sono tornati qui in Appalachia soltanto perché hanno saputo che ci sono dei coloni che sono tornati e vogliono stanziarsi lì. E loro gli vogliono rubare tutto. Potrebbe essere che ci sarà qualcosa che comunque potrebbe farci scattare anche a noi quest'animo salviniano. E tutto questo potrebbe farci poi alla fine alleare con i predoni, anche se noi nascevamo con un animo molto buono. Vedremo, ragazzi, ci sarà comunque, avevamo già capito che ci sarà un nuovo volto, il volto 79, non ne sta parlando nessuno. Nessuno, ma già presente a nord della mappa, è difficile da raggiungere, ma c'è. E quindi probabilmente ci saranno delle grandi risorse e ce le dovremo litigare per aiutare i coloni. Abbiamo visto, regà, e da quanto ci hanno detto ci sono tantissime linee di dialogo, si potrà interagire come già avevamo visto anche questo nei video precedenti, li trovate linkati, vi ricordo sempre in alto a destra. Queste nuove linee di dialogo dove si dovranno usare i punti special, ci saranno un sacco di personaggi sparsi per la mappa, dicono pure personaggi che si creano automaticamente. Ritorneranno quindi gli incontri casuali, non so se vi ricordate su Skyrim quando eri livello 200 eri arcimago e ti veniva il tipo di livello 2 che ti diceva o la borsa o la vita e lo scoppiavi giù dal ponte, era bellissimo, anche se dopo un po' diventava monotono e spero che la gestiranno un po' meglio. Io già ho visto che ci stanno situazioni dove dobbiamo discutere proprio a livello
con l'LPC che prova a rapinarci e fargli capire che siamo più forti di lui, nel dialogo, intimidendolo, quindi dicendogli di abbassare l'arma, oppure col carisma facendogli capire che siamo suoi amici. E quindi giustamente sono riusciti, diciamo, un pochetto a migliorare quella che comunque era già una meccanica interessante del gioco, perché comunque sono incontri che si generano automaticamente ogni volta cambiano, quindi potremmo essere rapinati o comunque infastiditi da NPC in posti ogni volta diversi, quindi non lo so, si preannuncia qualcosa di grosso, ragazzi. Ci saranno anche, ritorneranno, come ne abbiamo già parlato, i cultisti del Mothman, sarà una delle fazioni che tornerà e ancora non si sa bene quali saranno le loro intenzioni. Sappiamo che nei sotterranei c'è una specie di divinità che stavano cercando di risvegliare, l'avevamo capito, quindi potrebbero essere legati a questo, non lo so, lo vedremo soltanto giocandolo. Io infatti sto abbastanza fomentato. Vediamo anche qui, ci fanno vedere una piccola anticipazione di una missione. Questa missione si inizia sotto i sotterranei di Sprasnob, che è la sede di Foundation, cioè la sede dei coloni. Sembra che potremmo gestire e comunque difendere queste carovane che viaggeranno nei sotterranei. Veniamo attaccati da un'altra fazione, e questa sembra una fazione che con cui non ci potremo mai alleare, i Blood Eagle, i Sangue di Aquila, che sarebbero una fazione di pazzi, un po' come i predoni dei vecchi Fallout, che comunque non c'era la possibilità di parlarci o allearci con loro, sono semplicemente dei nemici e non ci alleeremo con loro neanche se saremo con i predoni classici di Wastelander. Questa è una fazione a sé. Comunque questo pezzone riusciamo a intravedere anche l'arco che ha le frecce esplosive e la lancia al plasma, che sarà una delle armi che verranno reintrodotte in Fallout con questo DLC. E le abbiamo viste già in Fallout 1 e in Fallout New Vegas, quindi bei ricordi, e comunque punta molto sulla nostalgia e ci sta, questo piace. Comunque non lo so, regà, le possibilità sono infinite, come abbiamo detto, speriamo se la gestiscano bene. Dicono che si sono impegnati molto di più, non pensavano che in Fallout 76 sarebbero mai arrivati a portare un livello di qualità a questo livello di GDR. Io sinceramente, già vedendo queste animazioni, non penso che ci sia troppa qualità. Magari giustamente molti giocatori si fermano davanti a questa animazione del tipo che fuma così e dicono vabbè, si gioca una merda, punto, c'è sta. Però quello che voglio dire è che questo gioco, anche se non è un capolavoro, ha molto di più da dare di quello che sembra. Insomma, se magari uno non si ferma all'apparenza, anche all'epoca quando era uscito sembrava un gioco molto peggiore di quello che era, giocandolo poi dopo un po' ti rendevi conto che c'era molte cose dietro alla storia che magari non si notavano al principio. Bisognava indagare semplicemente un po' di più, quello ho sempre cercato di dire. Quindi fondamentalmente, se il gioco vi faceva cagare che appena l'avete aperto avete detto ammazza questa merda, ma che è sta caponata? Cosa che ho detto io in live quando guardavo quelli che facevano il podcast, ma che è sta caponata? Se questo va fatto schifo già in origine, lasciate perdere. Però se invece siete di quelli che a me il gioco non mi è piaciuto perché non c'erano gli NPC, già potrebbe andare meglio. Cioè, nel senso, se il 4 ti piaceva, anche se la grafica non era il top di gamma, ma non era, insomma, una tua prerogativa, ti potrebbe anche piacere questo voglio dire, insomma. Quindi vedetelo così sto DLC. Altra cosa che avevamo notato è che il gioco inizia già che hai accesso, da quanto abbiamo capito, a questo DLC. Quindi se tu ti ricompri adesso Fallout 76 e lo inizi, appena uscirai dal vault ti troverai davanti questi due personaggi che ti parleranno e ti faranno domande sul vault, come fondamentalmente se questa persona che inizia a giocare oggi avesse dormito un anno di più e fosse rimasto un anno di più nel vault. Insomma, ragazzi, hanno fatto a dormire così tanto, magari erano ibernati, ma non ci dovrebbero essere da lore camere di ibernazioni nel vault 76. Il carisma finalmente sarà utile, non servirà soltanto per scambiarci le carte, ma il carisma lo potremo usare per convincere persone a fare quello che vogliamo, per riuscire a velocizzare missioni, saltare delle parti, magari trovare nuovi alleati. Oppure, se non abbiamo tanto carisma, potremmo comunque usare altri punti special,
come magari la percezione che ci permetterà di capire qualcosa, di scoprire, di notare un piccolo particolare, e fondamentalmente è questo che deve fare un gioco di ruolo. Quindi questa è una cosa che mancava e sono contentissimo, l'abbiamo già detto tante volte, e finalmente sembra che questa qua è una cosa che andrà a migliorare il gioco, e ho sentito già dei pareri molto positivi su questo. Da qui ci colleghiamo al Wayward, ci parleranno di questa locanda appena usciti dal Vault, se iniziamo oggi il gioco. Sarà una cosa probabilmente molto importante nella storyline di Wastelander. Appena, infatti, ho notato anche un particolare molto interessante. Quando entriamo nella locanda ci dice che tutto quello che succederà in questa locanda sarà collegato alla storia principale, e ci si faranno scelte importanti, e non ci sarà accesso ad altri giocatori, soltanto noi e il resto della squadra. Quindi non c'è possibilità di essere infastiditi in questi posti, diciamo, che sono importanti per la storia principale di Wastelander. E ho notato che questo cartello appare anche quando siamo a Foundation, e probabilmente questo cartello apparirà anche quando andremo a parlare con i capi a Crater, con i capi dei Predoni. Ho sentito anche questa voce, non è sicuro, ma sembra che potremo interagire. Questa o è una voce di corridoio, non c'è niente di certo, ve lo dico. Sembra che potremo interagire in gruppo con gli NPC, quindi se saremo in squadra potremo rispondere più di una persona, quindi potrebbe fare domande a noi e al resto del team. Non so bene, lo vedremo soltanto giocandolo questo. E chissà se i cultisti del Mothman avranno un luogo del genere. Probabilmente, secondo me, il luogo più adatto potrebbe essere o la chiesa che si trova a Point Pleasant, la città del Mothman, oppure potrebbe anche essere nelle profondità della miniera Laghiol, dove vi parlavo prima che potrete trovare questa divinità dopo un labirinto assurdo. Quindi andate e vedete se la trovate, chissà. Poi se ci riuscite fate una storia e taggatemi su Instagram che la ricondivido. Ma cioè credo poco che ci riuscirete. Miniera Laghiol, a sud della mappa. Nello scorso video comunque vi avevo fatto una specie di indovinello. Vi avevo detto che c'era un personaggio che finalmente avremmo trovato dopo tanto che lo cercavamo. Si sentiva anche la sua voce nel trailer. Ci potevate arrivare, ed è sparato i peggio nomi. Personaggi che ancora non esistevano, dei Fallout 4. Qualcuno ha detto pure Harold, l'uomo albero di Fallout 3. E ha detto una grande cosa, perché c'è la possibilità, ragazzi, di rincontrare contrasti personaggi epici, perché stiamo vivendo un periodo storico che è precedente a tutti i Fallout, ma ci sono personaggi che sono sopravvissuti alla caduta delle bombe e hanno viaggiato poi per tutta la Palagia. Quindi tipo Harold, l'uomo albero di Fallout 3, è sopravvissuto dal Mariposa nel 2077, quindi potremmo incontrarlo. È un ghoul con una pianta in testa che in futuro, in Fallout 3 diventerà proprio un albero, quindi potrebbe essere uno degli incontri casuali che potrebbero aggiungere. Cioè, nulla è precluso a questo punto se usano bene il cervello quelli di Bethesda. Comunque il personaggio era il sovrintendente, ragazzi, ci potevate arrivare. Ragazzuoli, credo di avervi detto tutto, forse mi sono solo dimenticato che con l'arrivo di questo DLC anche la gestione delle missioni cambierà e si potrà gestire tutto dalla mappa. Non dalla mappa e il Pip-Boy, che se faceva un po' di confusione, si potrà gestire anche dal Pip-Boy, ma dalla mappa potremo fare tutto. Potremo anche disattivare gli eventi che non ci interessano più, e quelli non ci compariranno più sulla mappa e non ci daranno più fastidio. Quindi cercherà di sistemare un po' la confusione delle missioni, quindi potremo levare tutto e fare solo la missione principale, così magari si creerà meno confusione. Comunque, ragazzoli, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale che è gratis, brutti infami, e non vi costa niente. Fate like, buttateci un like, magari condividete con gli amici, così che sarebbe utile, e vi ringrazierei molto, aiutereste molto il canale. Vi ricordo anche di iscrivervi a Twitch, che è linkato in descrizione, perché lì ne abbiamo parlato in diretta quando sono uscite queste notizie, ne abbiamo parlato subito, quindi loro sono molto più informati di voi, perché sono saggi e hanno fatto follower su Twitch. Fatelo anche voi. Fate l'account, ci vuole un minuto, e potrete vedervi le live. Alle 3 saremo sempre in live e ci vedremo in live. Vi ricordo pure che tra poco uscirà sto video del Baldur's Gate. Raga, io sto fomentatissimo. Sto gioco penso che mi leverà completamente la vita sociale. Cioè, nel senso, forse gli amici, già mi sono messo d'accordo con Tutubi, Livio e altri amici, tutti quelli di D&D. Ci vedremo soltanto dentro Baldur's Gate, dentro Dungeons & Dragons, nel Fyron, e cioè addio vita sociale proprio completamente con quel gioco. Sarà un capolavoro, raga, per chi è appassionato dei giochi fantasy isometrici di strategia, è gioco definitivo. Sono 15 anni che aspettavo un Baldur's Gate, raga, rendetevi conto. Comunque, raga, grazie ancora per l'attenzione, dai, ci vediamo al prossimo video, che sarà un casino. Dai, ciao belli.